Eccoci qui, vediamo un po' se ce la faccio. Devo mettere il cellulare in quest'altro verso, se no non riesco a registrare. Siamo contro i barbari. Mi vado a mettere la difesa. Mi sto strozzando. Nel frattempo, ok, ci dovremmo stare. Mi hanno fatto governatore. Vabbè, pazienza, non mi lamento. Allora, partiamo da là, su Zimbo. Oddio mio, sto scomodissimo. Senti, stacchiamo un attimo dal caricabatterie. Quanto ce l'abbiamo? Al 66. Vai, andiamo con questa. Controllo Andrea, vediamo che succede. 10 a 1 che mi seccano subito, ma non mi comando. Era quasi scontata come cosa. Allora, dovrebbe essere partita lei, se la andiamo a seccare, anzi, dovrebbe essere partita lei, se non mi sbaglio, invece mi sono alquanto sbagliato e confuso. Sono anche disorientato ora, Rosita resuscita e perdo. Questo è perché sono deconcentrato, ragazzi. Ecco che succede quando sei deconcentrato e fai le cazzate e ti schianti facile. E ci sta tutto, ci sta tutto. Sto scomodissimo sul letto. Intanto sei anche impallato per perdere. Niente, vi devo rimettere come prima, che sto scomodissimo. Ok, mi rimetto come prima. Oh, dammi l'altro cuscino. Tanto i barbari si devono guardare sta brutta scena di me che si sistema. Comunque, fa parte del gioco, fa parte del gioco, ragazzi, perché questo è in tempo reale. Oh, Raiz, Raiz, lo voglio affrontare, Raiz. Vai, vai Raiz, vediamo un po'. Allora, già che è partito già non va bene. Ok, continua a scudare. Che cazzo che te la fotti, dai, 900. C'ho 20 d'attacco. Allora, guarda, quello che mi interessa è fermarti lui e ucciderti lui, più che altro. Cosa che non riesco a fare, che farò. Ok, e a questo punto te lo scarico proprio addosso. Ok, perfetto, Raiz è andato. Vedi, ragionandoci, non credo che potrò ritornare su Zimbo, perché lo faranno saltare sicuramente in aria. Ragazzi, magari si staranno chiedendo: ma perché Sid si schianta? Perché è un coglione, lo potete anche dire tranquillamente. Proviamo lei, proviamo lei. Sto giusto provando alcune tecniche e alcune formazioni. Mi sono perso nel chiacchierare. Devo stare attenti all'Andrea. Hai preso le uggine dell'evento. Niente male, niente male. Allora, carichiamo e uccidiamo lui, perché potrebbe essere veramente pericoloso. E ci faccio anche l'Andrea. Che bastone gli hai messo a Davide? Stordimento quando attacchi. Se tu basi solo stordimento come cosa, un po' troppo poco. Infatti, ecco perché poi vai giù con un attimo. Ok, e anche smoking è andato. Erba Z è morto. Raiz l'ho fatto. E Bitong, vediamo un po'. Sono andati con Erin, non so se vale. Sto andando un po' a casa, ragazzi, sono anche parecchio stanco.
lo faccio anche per le visualizzazioni, così se mi schianto lo condividete con tutti, io lo so che godete quando mi schianto, quindi lo faccio anche un fianco. Pensavo che erano guerre tra regioni o cose così, invece no, sempre la solita solfa. Hanno pure peggiorato la cosa mettendo 12 giocatori, il che ci rallenta soltanto a tutti nel giocare. Allora andiamo con la mia classica verde. Porca troia, guarda qui che cosa abbiamo: un cacciatore, un Lee, un Conrad, un Jesus Survival. No, no, questo è un Jesus, quello edizione limitata, se non mi sbaglio. E qui abbiamo Eric, che lo potevi prendere ovunque, ormai deposito prestito tutto il mio oro, credo, se non penso che sia una marea di cazzo, tanto per confondermi un po'. Allora andiamo un po', andiamo all'affondo. Niente male, Ale Barbo. Barbaro. Pac. Sono da Pac. Andiamo anche abbastanza veloci. Insomma, i gialli non ci mettono nessuna pressione, nessuna paura. Fermiamo lui, col cazzo che lo fermiamo. Invece sì, lo neutralizziamo e concludiamo. Ok, ok, ok. Cosa sta chiedendo? Sto a letto, sono le 9.50 e mi sto per bere un tè, perché mi devo un attimo rilassare e richiappare, perché sto facendo le guerre da quando sono uscito. E stamattina, però, da me mattina, da voi le 3 di mattina, da me erano le 11 di mattina. Sono un po' stanco, quindi perché ho giocato comunque non solo questo, ma Clash Royale e Seven Knight. Come tutti sapete, chi segue il mio canale sa che faccio e porto diversi giochi, quindi sono abbastanza. C'è partito Carlito e Jesus e Andrea, e ci ha fatto un casino della Madonna, ragazzi. Allora andiamo a disorientare Jesus e poi occupiamoci di Carlo. Ok, perfetto, neutralizzato. Ah, assordito, ma che sto di neutralizzato? Vedete raga, sono stanco. Dico stronzate. Ma non è che non mi schianto. Anzi, mi sono schiantato prima. Mate l'abbiamo fatto, mandiamo da Maximus Boom. Niente male, questa rosta la vedo sempre, sempre in difesa. 30 attacco, 29 punti da danni radiali, neutralizzatore. Sta rosita, tutti dicono che è interessante, ma io non la vedo interessante. Perché non la vedo interessante? Vediamo se mi smentisco. E niente. Magari potrebbe essere interessante l'adrenalina. Grazie Maximum Boom per il gettone. Davide, Davide me lo devo fare perché prima mi ha fregato e lo voglio riaffrontare. No, perché con questa? Vabbè. Nessun problema, lo affrontiamo con questa. Vediamo un po'. Ok, torniamo ancora. L'hanno seccata la magna, vabbè. Era quasi scontato che non seccassero. Ok, adesso però sta a me. E sai che se mi butta fai, no? Il Carlito riparte sicuramente. Ti cerco di fermarlo perché non posso, ma... Prego, non morire che voglio risuscitare. Ok, perfetto. E vado a continuare. Prego, la telecamera di magna. Un 2000 per riusciamo. E Davide è andato prima, mi sono schiantato. Ovviamente per le armi. Volevo andare con i verdi. Perché mi andava a slittare lì? Chissà.
Ok. Ok, intanto controllo se non attacco il microfono perché molto spesso lo attacco. Ci fermo il resuscitatore e il curatore. Però continui comunque a curare con Kenny, che non gli ho messo molto grande, quindi non parte. Quindi dai un enorme vantaggio. Infatti. L'ho detto che mi dai un enorme vantaggio. Devi mettere tutte le armi molto grandi. Messner. Se vuoi che le Andrea funzionino a dovere. E ma basta. Perché è rimasto qua? Zimbo, peccato non lo posso rifare. Lo schianto c'è stato. Raiss non ha riparato. Niente, si è rimasto soltanto il tanto C. Oh, lo vado ad attaccare subito con i verdi. Attenzione a Carlito. E Carlito la mia ragazza, Carlo è blu, no? E poi mi dà il PG. Come al solito non ho guardato quale Andrea è partito. Ecco qui. Ecco qui. Mo, quale parte? Questa? Ha detto quasi bene. Lo schianto c'era, Ci poteva essere. Vedi l'Andrei con molto grande, che casino che fanno? No, un po' sprovveduto. E niente ragazzi, ho finito. E vi rubo una torre, perché tanto non potrò mai riattaccare lui. Qualcuno già l'ha rubata, niente, è finita. E vabbè, i barbari, vi saluto e al prossimo video. E io stacco perché questo video fa veramente ridere.